Devo iniziare con una nota di tristezza, che è una nota di tristezza appunto, che mi commuove. Ci sono stati oggi i funerali di Doro Vanetti e giovedì a mezzanotte mi è squillato il telefonino, era Marco Bordoli e c'era scritto: è morto il papà di Matteo. Sono rimasto, come credo tutti, sbalordito, sono corso dove era successo. Matteo Vanetti è il nostro sindaco e Doro era suo papà. E aveva fatto l'ultima partita a carte alla Pro Loco, intorno alle 10:30 stava rientrando verso casa nella parte alta del paese, lo dico per chi viene da fuori, per fortuna tanti amici vengono da fuori. È caduto, ha avuto probabilmente un infarto, soffriva di cuore. Se n'è andato così all'improvviso. Andarsene all'improvviso senza soffrire dopo l'ultima partita di Scopa, credo che per lui sia stato il congedo più bello. Certo, uno shock per i familiari e per tutti noi della comunità di Zelbio, che mai come in questi casi è giusto definire comunità. Era uno di noi da sempre, custode della memoria del paese che amava. E qualche giorno fa c'era stato un incontro a casa dei Melazzi per la lettura di alcune poesie in dialetto zelbiese scritte dal vecchio Melazzi, ed era sembrata la cosa più naturale invitare il Doro a leggerle. Ed era stato, come sempre, di una grande simpatia, di una grande effervescenza. Non so tante cose, l'ho sempre conosciuto e mi è sempre piaciuto, non so tante cose di lui. Una cosa che ho saputo da poco e che mi aveva colpito e commosso è che lui, figlio di muratore, era diventato geometra e dopo i 50 anni, avendo già due figlie lavorando, si era laureato in architettura e con una forza e un carattere straordinari. Il figlio maggiore è architetto, il nipote studia con Botta Mendrisio e diventerà architetto anche lui. Di lui ricordo il viso buono, lo sguardo curioso da fanciullino pascoliano, capace sempre di stupirsi della vita. E dato che Pascoli era un poeta, e dato che l'altra sera lui leggeva delle poesie, ho pensato di ricordarlo con una poesia. E ce ne sono due che ho letto recentemente. Siccome non mi sono riuscito a decidere, ve le leggo entrambe. Una è molto breve ed è di Tagore, il grande poeta indiano. La morte non è una luce che si spegne, è mettere fuori la lampada perché è arrivata l'alba. La seconda è di Emily Dickinson, la grande poetessa americana che trascorse tutta la vita in un piccolo paese del Massachusetts dove nacque, visse e morì. E alla vigilia della morte che sentiva vicina, scrisse questa poesia molto bella che mi è venuta in mente andando a visitare per l'ultima volta Doro l'altra sera e passando attraverso quel bel giardino che c'è davanti alla loro casa. E il titolo della poesia è Al giardino non l'ho ancora detto. Al giardino non l'ho ancora detto, non vorrei essere preda dell'emozione. All'ape non ho ancora avuto la forza di rivelarlo. Quando sarò in strada, non un accenno, le botteghe mi guarderebbero stupite. Una così timida, una così inconsapevole, dove trova il coraggio di morire? Che non vengano a saperlo le colline, dove tanto a lungo ho vagato. Né tantomeno gli amati boschi il giorno in cui me ne andrò. Non un sussurro a tavola, neppure con fare distratto. Si accenni solo al fatto che qualcuno oggi si incamminerà nel cuore profondo dell'enigma. Siamo all'ultima serata di Zelbio Cult 2021, quattordicesima edizione. E chiedendo scusa a Luigi per il ritardo, ma credo che capirà. Grazie. Mi piace fare un minimissimo di bilancio per rendere conto a tutti di questa esperienza che dico subito per me è andata benissimo. Non tutti gli incontri riescono alla stessa maniera, ma sarebbe impossibile. Ma il risultato comprensivo io lo trovo straordinario, anche per le difficoltà obiettive che abbiamo avuto. Abbiamo avuto 8 incontri più un concerto di musica classica. E abbiamo dovuto ridurre la capienza, come è noto, e ho
calcolato che comunque circa 600-700 persone sono passate di qua. E abbiamo avuto la novità della registrazione video, con tempi non sempre celerissimi, ma comunque grazie agli amici che ci hanno aiutato siamo riusciti a caricare finora quasi tutti gli incontri. È una novità di quest'anno, vuol dire che Zelvio rimarrà nella rete, e vi dico che grosso modo un incontro per l'altro abbiamo avuto, siamo attualmente a tra i 150 e i 250 visualizzazioni, che non sono cifre stratosferiche, ma sono comunque tante persone che hanno scoperto Zelvio attraverso questo incontro. C'è un'eccezione che è Dario Fabbri, la serata di geopolitica sulla Cina, che oggi pomeriggio eravamo a quasi 9.000 visualizzazioni. E riguardo la vendita dei libri, abbiamo avuto qualcosa in meno, la vendita dei libri curata anche stasera, come tutti gli anni e come tutte le sere, dalla libreria di Via Volta di Erba. E quest'anno c'è stata qualche copia in meno perché naturalmente c'era meno pubblico, comunque siamo intorno al centinaio di libri, che è sempre un ottimo risultato. Il libro più venduto con quasi 30 copie è stato quello di Francesco Costa, a seguire Elisa Fuxas, che è stata una serata meno brillante di altre, però evidentemente ha incuriosito, se poi l'acquisto dei libri è stato così significativo. Tutto quello che vi ho detto è reso possibile da tanti amici che lavorano con me da anni. Spero di non dimenticare nessuno e voglio ringraziare Marco Bordoli, senza il quale non avremmo gli sponsor, e senza gli sponsor non avremmo il festival, molto semplicemente. E trovare degli sponsor per un festival di una località di 200 abitanti, oggettivamente sconosciuta in più, vuol dire avere dei rapporti e delle capacità un po' fuori dal normale, perché non vendiamo appunto Sanremo o Venezia, ma Zelvio. E ringrazio Alberto Mascheroni, che stasera non c'è, per l'assistenza tecnica e anche per tra le tante cose per queste immagini che accompagnano gli incontri. Ringrazio Riccardo e Carlo Siltori per le registrazioni, appunto la novità di quest'anno, che di sera in sera migliora. L'ultima che abbiamo caricato ieri di Francesco Costa ha un audio molto migliore delle precedenti grazie a nuove tecnologie, e piano piano insomma prendiamo le misure per essere sempre più al servizio del nostro pubblico. Non c'è stasera, e ringrazio Maria Adele Tanofer, la nostra bibliotecaria, che si è occupata molto soprattutto del complesso sistema di prenotazioni. Ringrazio Pino Sorbini e Matteo Vanetti, il sindaco di ieri e il sindaco di oggi, che ci sono sempre vicini in tutti i modi. E ringrazio anche Paolo Sorbini, il neo presidente della Proloco, perché anche la Proloco la sentiamo complice di questa avventura che è sempre fatta nel nome di Zelvio. Ringrazio Carlo Tortiana, il patron della National, e a me piace creare delle serate comunitarie e non fare soltanto le conferenze. E le cene che facciamo prima e le bevute che facciamo dopo appartengono a pieno diritto alle serate del festival e restano nella memoria e nel ricordo degli ospiti. Ringrazio tutti gli amici di Zelvio fedelissimi. So bene che in 14 anni c'è una buona parte di zelviesi e di villeggianti che non hanno mai messo piede una volta qui. Ogni anno me ne dispiaccio, ma mi riconsolo con tutti quelli che invece, che sono tanti, non perdono un appuntamento e fanno sentire forte il sostegno a me e a tutti noi. Ringrazio i giovani che per la prima volta quest'anno ho visto numerosi a qualche incontro, soprattutto quelli di politica, Fabbri e Costa. Non mi era mai successo, in parte colpa mia che, giovane non essendo più, tendo ovviamente a portare ospiti con i quali ho più sintonia, e quest'anno sono felice di aver trovato degli ospiti che sono entrati in sintonia con i giovani e spero che rimarranno dei contatti per rinnovare anche il parco ospiti degli anni prossimi. E infine ringrazio Silvia Introzzi, che è la nostra ufficio stampa e segreteria organizzativa, che non è soltanto, non fa per noi solo un lavoro, ma lo fa con un di più di affetto che si vede nei risultati. Abbiamo un'organizzazione sempre molto precisa e una rassegna stampa veramente notevole. Non so se avete notato, ma è tutta l'estate e non è la prima estate che ogni sabato la provincia ci regala una pagina intera con tutto quello che c'è sul lago di Como. Non può sembrare scontato, ma così non è. E basta, direi che ce n'è a sufficienza.
e siamo Luigi Mascheroni. Caro amico, benché lavori per il giornale e io abbia lavorato una vita per Repubblica, che come dire, sono cani e gatti, ma poi succedono, ma proprio per quello succedono queste belle cose che si diventa amici pure, essendo Capuletti e Montecchi della cultura. Grazie per l'invito soprattutto, grazie a te e a voi. Luigi è nato a Varese nel 67, vive a Legnano, lavora a Milano al giornale, appunto, quello che era il giornale di Montanelli, che adesso è il giornale del tuo nuovo direttore. Mizzolini. Sì, non è proprio la stessa cosa di Montanelli, no. Però insomma, si fa quel che si può. Si occupa di cultura, sia come dire, fabbricatore delle pagine di cultura nazionale, sia e più spesso e soprattutto come inviato ai più grandi avvenimenti, sia di mostre sia di cinema, adesso in partenza per il Festival di Venezia, insomma, è sempre in giro a fare cose molto belle. Insegna teoria e tecnica dell'informazione culturale all'Università Cattolica di Milano. Ha scritto numerosi libri, un paio di titoli, Alfabeto culturale, Il clan dei milanesi, Interviste ai figli dei grandi milanesi del passato, da Ambrosoli a Tadini, Elogio del plagio, storia tra scandali e processi della sottile arte di copiare da Marziale al web, Come sopravvivere al politicamente corretto, e quest'ultimo, i libri Non danno la felicità. Appartiene alla giuria di numerosi premi letterari, troppi secondo me, glielo dico sempre, tra cui il Piero Chiara e l'Acquistoria e la Pallo Carige per la letteratura femminile e altri. Ha curato alcune interessanti mostre, una si intitolava di un paio d'anni fa, se non ricordo male, forse tre, Piccoli tasti, grandi firme, dedicata all'epoca d'oro del giornalismo italiano 1950-1990, che si svolse ad Ivrea. E l'altra, che ci ha visto poi anche partecipare a un dibattito insieme, che trovate in rete se la cosa vi incuriosisce, Libri da Oscar a Palazzo Verbani di Luino, diretto da Chiara Gatti, la nostra comune amica che è stata anche qua, e in rete trovate una nostra conversazione appunto sulla storia degli Oscar Mondadori, che sono stati la prima grande collana popolare italiana che ha lanciato la cultura in una dimensione diversa rispetto a quella elitaria. E anche Luigi è anche editore in proprio, con due soci ha fondato qualche anno fa la piccola casa editrice De Piante, il cui slogan è Pochi libri per pochi, sono edizioni di testi molto rari, inediti, insomma è il trionfo della sofisticazione, dello snobismo, poi ne parliamo, in perfetta antitesi col tema dei libri, diciamo, di largo consumo, esatto. Di cui parleremo anche questa sera. È consulente di case editrici, tra cui la casa editrice Aragno. Quest'ultimo libricino è un pamphlet, come si dice in gergo, quindi insomma un breve saggio con intenti apertamente polemici e ironici, quindi una polemica che usa l'arma del sarcasmo e dell'ironia. Sono 39 pagine, parla del fenomeno dei libri, degli intellettuali, insomma parlo di tante cose che non è il caso che vi stia a riassumere, se non per sommissimi capi. Ci invita per esempio a diffidare degli intellettuali e degli uomini di cultura che, a dispetto di quello che dovrebbero essere avendo letto tanti libri, sono spesso più intolleranti e più fanatici, oltre che essere umanamente dei mediocri, esclusi i sottoscritti presenti, si spera. A parte noi due, il mondo culturale italiano, soprattutto quello del giornalismo. Ci dice che leggere un libro di per sé non rende né migliori né peggiori, ce lo ricorda. Distingue, e ne parleremo, tra il lettore ossessivo, che cerca sempre conferma delle proprie idee nelle sue letture, e il lettore riflessivo, che invece è disposto con ogni libro a rimettersi in gioco. Ci parla della sovrapproduzione editoriale, anche di questo penso parleremo. Pensate che in Italia ogni anno vengono stampati 70.000 libri, la gran parte dei quali non vedono neanche col canocchiere le librerie. Ci parla della differenza tra un buon libro e un bestseller. Ci parla del fenomeno delle classifiche, ci spiega fino a che punto siano da considerare affidabili o viceversa, ma sia opportuno diffidarle. Gli ho chiesto, per cominciare, essendo lui un bibliofilo con una casa piena di 25-30.000 volumi, fenomeno analogo a quello del nostro comune amico Andrea Kerbacher, che fu qua l'estate scorsa, come chiesi ad Andrea Kerbacher, ho chiesto a Luigi Mascheroni di scegliere 10 libri della sua vastissima biblioteca
e brevemente raccontarceli e attraverso di essi raccontarci la sua passione per il libro. E quindi possiamo cominciare. La premessa è, buonasera a tutti e grazie davvero. La premessa è che non sono un bibliofilo alla Andrea Kerbacher, che conosco benissimo, con cui ho lavorato molto, e che invidio moltissimo, la sua casa dei libri, il Capannone di Angera, sono posti che frequento. Io sono, se possiamo usare la categoria bibliofilo, va bene, sono dentro la stessa casa, ma sono completamente diverso. Lui è un bibliofilo ricco, cioè quello che veramente può permettersi pezzi importanti, è quello che alle 6, 5 e mezza del mattino della domenica è già sveglio per essere alle 6 meno 5 nelle piazze dei mercatini di libri di Milano per fare, per portare a casa il pezzo migliore prima ancora che mettano giù la bancarella, quando stanno ancora portando giù le ceste dai furgoncini, cosa che io mai mi sognerei di fare. Lui, insomma, per tutta la sua esperienza, anche un potere economico diverso, può permettersi quello che io minimamente non posso. Io sono più che un bibliofilo, un accumulatore di libri. Non ho mai pensato, sì, qualche pezzo bellino ce l'ho anch'io, ma non ho mai schiacciato il libro sul valore della rarità o della preziosità dal punto di vista economico. Ho sempre accumulato libri, questo sì, sempre scegliendo. Tutti i miei 25.000 libri sono tutti scelti, anche se sono libri da 5 euro, ma tutti i libri che ho in casa hanno dietro una storia. Ovviamente non ne ho letti, ho letto due di quelli che ho, ma tutti hanno un senso nella mia casa. Quindi non vedrete dei pezzi che molti direte, ma questo ce l'ho anch'io, questo l'ho visto sulla bancarella a 3 euro, ma per la storia che hanno dietro raccontano qualcosa di me e credo anche del mondo della cultura e del libro. Il primo, adesso io non so bene la... Partiamo col primo. Ecco, la sequenza. In questo caso non è il Manfred di Byron che a me interessa o interessava, al di là del valore letterario in dubbio, ma non è questo, non l'ho neppure letto. Ma è il fatto che... C'è da dire che avendo 25.000 libri... Ma no, ma i libri... Poi spiegate questa idea che i libri siano fatti per essere letti, già su questo potremmo fare una serata. I libri sono un oggetto straordinario, strepitoso, arredano, sono bellissimi, che, come diceva Eco, già intanto lo citeremo altre volte, sì, i libri servono per diventare colti, Eco diceva, soltanto per osmosi. Cioè io potrei parlare per sere di libri che non ho mai letto solo perché... li ho spostati, ho fatto l'elenco, sono andati a cercare. Ogni volta che prendi il libro, leggi la quarta in copertina, sai già la storia, poi magari la letta, vedi la nazionalità e già una sera a cena puoi parlare del libro solo con questi due elementi. Se poi sai l'editore, un aneddoto, è come se l'avessi letto. Questo mi ha sempre molto incuriosito. Il Byron, non è Byron, ma è il primo libro che ho rubato. Io rubo tantissimi, ma veramente tanti, non sarebbe brutto dirlo, ma io li rubo tantissimo. Questo è il primo che ho rubato nella mia vita a mio fratello, che ha qualche anno più di me. Lui l'aveva dovuto comprare per l'esame di, cioè per inglese, per letteratura inglese. Era rimasto nella sua parte di libreria e questo è il primo libro che ho rubato perché mi piaceva, graficamente mi piaceva. Da allora, stiamo parlando degli anni 80, questa è un'edizione del 84, i quaderni della Fenice per me è una delle collane più belle dell'editoria italiana, Giovanni Raboni, 1976, c'è dietro tutta una storia, dietro questa collana editoriale, è graficamente, questo è un po' rovinato e poi le luci non rendono, ma è una grafica secondo me bellissima. I titoli dei quaderni della Fenice sono uno più belli dell'altro, Raboni e Raboni, lo rubai a mio fratello e lo misi nella mia parte di libreria. Da allora, siamo negli anni 80, ho iniziato a rubare libri. Stanno pochi minuti ogni titolo, se no sì, sì, certo. Allora io provo a vederli da qui, che così possiamo andare avanti. Ecco, io qui tengo il mio. Questo, rubo un minuto, è semplicemente il primo titolo della mia casa editrice, a cui ovviamente sono molto affezionato. Qualche anno fa, insieme a due soci, un altro giornalista, un curatore d'arte, un critico d'arte,
e capita una volta sola nella vita di trovare la fortuna. Ho avuto la fortuna, tutti cerchiamo la signora con tanti soldi che ti dice: ma io i soldi, se voi avete le idee, facciamo una casa editrice. Quando ce l'ha detto, non ci sembrava vero, una nostra amica che ha venduto la sua azienda, ha avuto, come dire, una buona uscita, parecchi soldi, eravamo in Grecia in vacanza, un'amica di famiglia che non ha mai, credo che abbia letto due libri in tutta la sua vita, ma aveva fatto molti soldi con questa azienda, su prendendo il sole in Grecia, dice: io e Angelo Crespi, l'altro socio, un curatore d'arte, un giornalista culturale, è da anni che parliamo di fare una casa editrice, due spiantati, nessuno dei due ha un soldo. Cristina Toffolo De Piante, già il doppio triplo cognome dice Giante, dice: ma io ho appena venduto un'azienda, ma se volete io metto i soldi, voi mettete le idee. Non ci sembrava vero. Siamo tornati e abbiamo fatto la casa editrice. Questo è il primo titolo. Allora, la mia idea era, i libri, dato che io come giornalista culturale eccetera ne ho, è vero che non li leggo, però me ne arrivano davvero tantissimi, tutti di fatto, tutti quelli che escono in Italia mi arrivano sulla scrivania, lui lo sa come funziona il giornale, almeno li conosco, cioè so distinguere, ecco, questa è l'unica cosa che so fare bene, distinguere buon libro dal cattivo libro, questa è l'unica cosa che so fare, ma senza leggerlo, sono tanto guardandolo, toccando la carta, come la grafica, il titolo, la foto di copertina, io capisco subito se è buono o pessimo. Volevo fare qualcosa che non trovavo nell'editoria corrente, o perlomeno molto pochi, certo, Harry Bell, cioè ci sono degli editori belli, ma sono minoritari. Io volevo quel libro che non trovavo nelle librerie, me lo sono fatto. Allora, adesso non ve lo sto a raccontare, sennò perché non sapete, però sono a tiratura limitata, carte speciali, rilegati a mano, poche pagine, sopra la coperta d'artista che viene scelta appunto dall'altro socio che si occupa di arte e dei rapporti questo esempio qui non si vede, è Floreani, che è uno dei maggiori astrattisti italiani, già Biennale Venezia 2011, se non ricordare, e quindi sopra coperta, legate a mano, tiratura limitata, carte speciali e testi o inediti o rarissimi. Il primo titolo di una casa editrice, ci penso sempre cosa abbiamo, avevo un po' di idee, finché non vi sto a raccontare come ci arrivano queste tre lettere inedite, di Montale, che non conosceva neanche Bianca Montale, la nipote, perché erano in un archivio di Manara Valginilli, che magari qualcuno di voi per qualche anno più di me ricorderà, è stato uno dei più grandi, qualcuno ha studiato magari sui suoi testi, perché è stato il più grande latinista e grecista della sua epoca. Era quello, giusto per dire che ambiente è quello dei giornali e dei giornalisti culturali, Montale era un giornalista culturale al Corriere della Sera, molti anni prima di prendere il Nobel, era uno che quando doveva scrivere, ad esempio, delle poesie latine del Pascoli, scrive una lettera a Manara Valginilli e dice: senti, il Corriere mi ha detto di occuparmi di questa cosa, ma io, sa, non è che ho molto tempo, non ho voglia, ma poi queste cose di latino, non so niente, non è che magari tu mi dici qualcosa, mi butti giù qualcosa, non è che mi scrivi il pezzo. Questo per Montale. E questo, l'altra lettera dice: no, ma hanno invitato tutte beghe di premi letterari, si mettono d'accordo su chi mettere nelle giurie. Nella terza lettera, strepitosa, si capisce che Manara gli ha chiesto: vieni, lui a Ravenna a insegnare, vieni in università a fare una lezione su Dante. Montale, figurati, spostarsi dal Corriere, non pagato, capisce subito che non lo paga, gli dice: caro Manara, e una lettera meravigliosa in cui di fatto gli dice: guarda, io sì, ma cosa vuoi che possa dire ai tuoi studenti, poi io, poi di Dante, ma non so, ma poi il Corriere, sai, mi pagano già poco, quel poco tempo che ho devo cercare di guadagnare in altro modo, venire fino da te. E poi gli dice, e poi io, sai, a Milano, in Via Biglia, no, la famosa casa di Via Biglia, abito una casa piccolina, non ci sono, non ho spazi, e dice: non posseggo neppure una Divina Commedia. E gli dà buca, cioè non va a... Queste tre lettere, quando le scopriamo, io per i diritti d'autore devo chiedere per forza, non solo a Valginilli che va al destinatario, ma tanto più a chi lo scrive, agli eredi. E Bianca Montale dice: ah, non le avevo mai lette queste lettere del nonno, bellissime, e ci dà il permesso di pubblicarle, e pubblichiamo queste tre lettere che sono l'avvio della nostra casa editrice. Da allora queste placchettine
molto costose, perché sono 30 euro, ma sono veramente solo la rilegatura a mano, pensate quanto costa. Poi c'è la doppia copertina, tutto eccetera, eccetera. Da lì abbiamo iniziato a fare tutti i testi del Novecento italiano, inediti o particolarmente rari, e questo insomma è l'altra mia anima, oltre a quella del giornalista, dell'editore. Avanti. Questo è un vecchio Shelviller che costerà, boh, credo che oggi se lo trovate su eBay ad esempio, in una buona libreria, con 30-40 euro lo portate a casa, non è che abbia un valore particolare. Ma per me ne ha molto, perché? Per due motivi. Primo, perché è di Shelviller, che è il più grande editore italiano del Novecento, per me, nel senso che è quello che ha inventato un'editoria che ha cambiato, un'editoria di grandissima qualità, ma anche con una grande idea commerciale. Lui era quello che partiva in treno con i suoi librettini nella valigia, si faceva tutta l'Italia in treno a portare direttamente alle librerie i suoi libri, e quello che ha pubblicato mentre era in carcere in America, Pound, firmando il manifesto per la scarcerazione di Ezra Pound mentre era in carcere, anzi non era in carcere, il manicomio criminale, perché non fu mai di fatto processato, e quello che chiede la liberazione di Pound, quindi un momento scomodissimo difendere Pound in quel momento, che pubblica tutto ciò che Shelviller ha pubblicato con delle edizioni che sono per me le più belle del nostro Novecento. Quindi io tutto ciò che trovo di Shelviller di quegli anni, dell'insegna del pesce d'oro che non ho, lo compro, e Longanesi perché per chi come me si definisce giornalista culturale con delle ambizioni di editore, lui era un giornalista culturale che fece la casa editrice che porta il suo nome, è un modello di riferimento. In più, ma qui finiamo il discorso politico che inizia e finisce qua, io mi reputo un di destra, non vuol dire niente, mi dico, diciamo, tendenza liberale poco, conservatore. Io mi considero, vorrei essere veramente un conservatore. Ci salveranno le vecchie zie è una straordinaria, ironica elogio delle vecchie zie, di ciò che salverà il mondo dai disastri della neomodernità, diciamo. Ci salveranno le vecchie zie che vanno messe, eccetera, eccetera. In realtà c'è una buona satira dietro tutto questo, però è indubbio che c'è un valore per Longanesi di quella borghesia di un certo tipo di una volta che secondo lui poteva essere un freno a quello che... questa è l'edizione, credo, dunque, questa è l'edizione del... vado a memoria, del 73 dovrebbe essere, sì, esatto, il libro però del 54, e lui era quello che scriveva i motti del Duce, cioè Mussolini ha sempre ragione, lo sceglie Longanesi, quindi era il fascismo più bello, come dire, poi dopo fu il primo dei critici del regime, ma intanto era quello che fece la massima propaganda nel momento del massimo consenso di Mussolini, quindi un personaggio che conosceva molto bene il carattere italiano, poi gli aforismi di Longanesi, le sue battute strepitose, il fatto che fosse il maestro, l'unico maestro che Montanelli riconosce è Longanesi, insomma in qualche modo io sono non figlio del giornale Montanelli perché arrivo dopo, però insomma ci vivo, quell'aria l'ho respirata, Longanesi in qualche modo dico, lo zio di tutti noi va quasi, ma più che per Longanesi per le edizioni di Shelviller che sono le più belle. Poi, avanti pure, è già stato detto, il primo Oscar della storia, questo costa pochissimo, l'avete tutti in casa. Certo, questo è il 231esimo migliaio, ma se aveste il primo migliaio inizia già a valere qualcosa di più. Questo è un Musegetta, vale pochissimo, potete trovarlo a un euro sulle bancarelle, ma non è quello il punto, la cosa bella è che Addio le armi di Hemingway è il primo Oscar della storia, 65, lo inventano Alberto Mondadori, figlio di, e soprattutto Vittorio Sereni, che è il direttore editoriale della Mondadori, adesso per farla breve, inventano quello che sarà il libro, veramente il libro popolare, tascabile, adesso non stiamo a raccontarla tutta, che andava nelle edicole, non in libreria, costava 350 lire, le immagini molto cinematografiche, che tutti abbiamo in mente il film di Addio le armi, con un classico che tutti avevano già letto, tutti avevano già sentito dire, siamo nel 65, però
venduta a 350 euro, a 350 lire, chi ne dicola in quel, delle stazioni in quel momento, con questa grafica, questo formato, questa idea di libro da consumare senza timori reverenziali, senza dover entrare nella libreria del paese, ha cambiato la storia dell'editoria moderna. E quindi, in più, a dire le armi, abbiamo fatto la mostra a Luino, anche perché il protagonista, quando scappa, attraversa il lago, e dal lago, mentre veniva scappando in Svizzera, tutti vi ricorderete il sotto finale, vede da lontano le luci di una città che è Luino, e quelle luci sono Palazzo Verbania, che è il palazzo dove noi abbiamo fatto la mostra dedicata a, perché lì ci sono gli archivi di Serini. Prossimo è una copertina che avrete letto, cioè avrete visto tutti, Liceo. Perché per me ha un valore straordinario questo libro? Perché io ho avuto un... io mi sono maturato nell'86, ho avuto un professore di letteratura, ho avuto due professori straordinari soprattutto, uno lo citerò fra poco, l'altro è questo professore di lettere che ci fece al liceo per 3 anni la Divina Commedia, che ho iniziato ad amare, e quando poi sono andato in università e ho fatto lettere, ho fatto letteratura 1 e letteratura 2, in cui noi dovevamo studiare, fa ridere adesso come è fatta l'università, questo veramente si può dire, io poi insegno, ho un corso di giornalismo culturale all'università, io non lo sapevo, i primi anni quando facevo la bibliografia mi hanno fatto presente che il numero di pagine era troppo rispetto a quello. Erano... Posso testimoniare che insegna delle capre, ti ricordi? Sì, l'avevo invitato e si era stupito del livello medio degli studenti. Beh, io ho fatto tempo a fare letteratura italiana 1 e letteratura italiana 2 in università, in cui bisognava sapere la Divina Commedia. Per ogni verso, perché poi ti interrogavano con una copia bianca, aprivano le 3 cantiche a caso, 2 terzine, e tu dovevi fare tutto. Parafrasi, tutti i riferimenti teologici, storici, geografici, mitologici, storici, di qualsiasi tipo. Per cui io ci mettevo 6 mesi a preparare l'esame letteratura 1 e letteratura 2 e studiavo su 3 Divine Commedie con gli apparati di 3 edizioni diverse, il Sapegno e soprattutto però il Bosco Reggio, che era andato a prendere, che avevo tenuto dal liceo e lo continuo a conservare perché rimane l'esempio di come se un professore è capace, le 2 famose agenzie, famiglia e scuola, è capace di farti amare a 18 anni, 18 anni, la Divina Commedia, devi essere veramente bravo, non tu studente, ma tu professore. Lui riuscì incredibilmente. Io avevo tenuto questa copia con tutti gli appunti del liceo che mi sono portato dietro all'università. Questo vuol dire veramente, come dire, quando poi si dice, ma come si fa a amare i libri nella vita? Beh, devi avere qualcuno che te lo insegna. Questo, cerco, insomma, me la tengo perché me lo ricordo ogni volta. Avanti pure, forse stiamo perdendo un po' di tempo. Questo è un vecchio frassinello degli anni, non so, 60, 67, ma non è quello il punto. Per tutta una serie di motivi, questo è proprio di Kafka, disegno, per tutta una serie di motivi che non so spiegare, ecco cos'è l'accumulatore di libri. Questo mi serve a ricordare cosa vuol dire accumulare libri, che è diverso dal bibliofilo. Io, senza sapere perché, tutte le edizioni di Kafka, anche quelle di poco prezzo, che ho già, di cui ho già 6 copie, ma di edizioni diverse, io le compro. Cioè io non so, ho il processo, ce l'ho in, penso, 8 edizioni diverse, anche tascabili, dei Mondadori, della Frassinelli, della Rizzoli, perché Kafka è uno di quegli autori che poi il processo l'ho letto una volta, non è che uno dice vabbè, poi te lo rileggi sempre in traduzioni diverse con le note, no, l'ho letto una volta il processo, fine. I racconti molto di più, dei racconti io avrò 21 edizioni diverse dei racconti di Kafka, perché è una cosa che se li trovo, il titolo, poi i miei 25.000 libri sono tutti perfetti, ecco. Non sono di valore come quelli di Kerbacher, ma non sono rovinati, se li trovo che non sono rovinati io lo compro. Questo era, insomma, questo è veramente un disegno di Kafka ed era un'edizione che mi piaceva molto graficamente, un vecchio Frassinelli. Avanti. Questo non si vede qui, la foto è
una riedizione del recente, vale pochissimo, tra l'altro è fuori mercato, no, vale, ma perché fuori mercato, ma è una riedizione che fece Lucini, che era un grande stampatore di Milano, morto, del libro Impossibile di Munari, libro illeggibile di Munari, cioè libro illeggibile di Munari, uno dei tanti, sono 11 libri illeggibili di Munari, nascono negli anni 40, negli anni 50 finiscono già al MoMA di New York, negli anni 80 vengono ripubblicati, in alcuni casi rifatti da Corraini, e poi Lucini, che sono questa grande stamperia di Milano, tre generazioni di stampatori che lavorava con Munari, rifece nel 2011 fuori commercio, solo per gli amici, un'edizione del libro illeggibile di Munari. Il libro illeggibile di Munari è questo, cioè un libro in cui non c'è una parola, non comunica niente da un punto di vista della comunicazione scritta, non c'è una parola, ma soltanto per il tipo di carte usate, i colori, questo è il libro illeggibile, nero, bianco e giallo si chiama, per il tipo di carte, per come sono tagliate le pagine, per come vengono impaginate, per come sono incollate, per il tipo di formato, per il tipo di cartoncino e per i colori, comunicano, cioè i libri di Munari sono al MoMA di New York e hanno dei costi, gli originali è come un Caravaggio, cioè non puoi dire quanto costa, il Caravaggio non costa, cioè è nei musei e finisce lì. Ecco, questo è semplicemente, anche questo ha un ottimo valore perché fu fatta fuori commercio per gli amici, però mi ricorda che cosa, perché è importante la mia libreria, perché non ho mai creduto che il libro sia un oggetto fatto per essere letto, anche il libro è un'altra cosa, Munari ce l'ha insegnato, ma negli anni 50. Prego. Un po' come Kafka, tutto ciò che vedo di Oreste del Buono lo compro, se non ce l'ho nella stessa, cioè questo ce l'ho in brossura, ma se lo trovo, l'ho trovato in un'edizione paperback, ma l'ho comprata, mi servo già in brossura, perché Oreste del Buono rappresenta quell'intellettuale che si è mosso sempre in maniera straordinaria tra giornalismo, fu direttore di Linus ad esempio, scrittura, grande scrittore, eccetera, eccetera, e editoria, consulente di mille case editrici, traduttore, creatore, inventore di antologie. È proprio quell'intellettuale a tutto tondo del mondo giornalismo, letteratura, editoria, che è in qualche modo il mio modello. Vado in una libreria un giorno, una bellissima libreria a Milano, solo dell'usato, di Oreste del Buono ho tutto, ma se trovo qualcosa in un'edizione che non ho, la compro. Mi capita in mano questo, che avevo già, ma per istinto lo prendo, lo apro e nel foglio di guardia di questa edizione, il libro non l'ho letto, ma veramente non l'ho letto questo, è un collage di suoi testi più personali, nel libro, nel foglio di guardia, beh questo in effetti è una rivista, non è un libro, ma in questo foglio di guardia, come se fosse questo, apro e trovo incollato, cioè incollato con lo scotch, un bellissimo un foglio a quadretti tolto evidentemente da un taccuino, con una bellissima caricatura di se stesso, di Oreste del Buono, Biro Bic, penna Bic, firmata ODB, Oreste del Buono. Quindi l'aveva fatto pasticciando se stesso una sua caricatura firmata da lui, che aveva regalato evidentemente a qualcuno. I vari misteriosi giri dei libri, anni, 50 anni dopo, finisce in questa libreria dell'usato, il libraio non sapeva, perché costava 5 euro, ma non l'aveva aperto, non sapeva cosa c'era dentro, se no avrebbe pagato 50 euro, una cosa del genere. E questo è un Einaudi, no? Sì, è un paperback Einaudi. La ragazza non li conosci? È un, se vado così, è un Scroni? Piero della Francesca. No, veramente? Sì. È un taglio di Piero della Francesca, sembrava un... E quello è. E quello me lo sono tenuto come ricordo di avere una dedica, non a me, ma a qualcuno, ma mi ricorda sempre i giri misteriosi dei libri, chissà chi l'aveva fatta e perché, ma è rimasta come idea dei percorsi impossibili e strani dei libri. Poi ho scelto, e siamo verso la fine, un classico, che è il poema fumetti di Nobuzzati, questo
secondo me oggi in prima edizione buono, in buono stato, 60 euro lo portate via se lo trovate. Però Buzzati come giornalista, per tutti noi, per chi ha avuto il mito del giornalismo, non solo culturale, ma del giornalismo del Novecento italiano, Buzzati in fondo è poi il riferimento di tutti. E poi la sua straordinaria capacità di anticipare i tempi, poema a fumetti viene considerato la prima forma di quello che oggi chiamiamo graphic novel, cioè il raccontare una storia non con, ma con, con le immagini. E per chi come me ha fatto a tempo, adesso già questa generazione non lo fa più, ma una volta che c'erano le cosiddette notti, io ho fatto tempo a fare relazione, cioè quando sei di turno a fare la lunga o la notte, all'epoca si faceva fino alle 2 del mattino, a Buzzati faceva fino probabilmente alle 4, alle 5, poi passando gli anni e aumentando i costi della ribattuta, ovviamente gli orari adesso non si fa più oltre la mezzanotte, però io mi ricordo che la prima volta facevo fino alle 2, io passavo le sere, le cosiddette notti in redazione, per guardarmi i siti dei vari siti degli online, e invece Buzzati in redazione, quando era di turno, scrisse il deserto dei Tartari, che appunto è la metafora della fortezza dei Tartari, nient'altro che via Solferino, la redazione di Milano di via Solferino, e i Tartari sono semplicemente qualcosa che non arriva, cioè la notizia che lui aspettava tutte le notti, aspettando che arrivasse qualcosa che non arrivava. E questo appunto mi ricorda sempre la differenza tra me, che perdevo tempo guardando i siti di calcio o porno sul computer, e lui che ha scritto il deserto dei Tartari. E questo insomma, è bene ricordarlo. E poi Buzzati, per... ho fatto tempo a conoscere più di una persona che ha lavorato con Buzzati, tipo Mario Cervi e tipo altri, e farsi raccontare da questi grandi, da questi giganti del giornalismo, cos'erano i Montale o i Buzzati o i Longanesi in redazione. Pensate adesso a Buzzati, questa cosa fa, a volte fa piangere. Buzzati, che era già Buzzati, devastato dal cancro, ormai a pochi mesi da morte, direttore del Corriere Spavolini, personaggio incredibile, uno dei pochissimi direttori che usava allora la luce rossa fuori dallo studio del direttore, non si può entrare. Buzzati, che era già Buzzati, l'autore italiano più, la firma più prestigiosa del Corriere della Sera, devastato dal cancro, e Spadolini gli fa fare l'anticamera con la luce rossa, e lui che non riusciva neanche più ormai a stare in piedi, appoggiato alla parete del corridoio fuori dalla porta di Spadolini, perché non lo riceveva, per dire cos'è il mondo dei giornali e del giornalismo. Prego. Però è bello farsi raccontare da chi. Bagatelle per un massacro di Céline. Questo perché non l'ho letto e neanche mi interessa leggerlo. È forse il pezzo di questi che girano più costoso, semplicemente costoso. In buona edizione questo è un corbaccio del 38, prima edizione italiana, tra l'altro purgata, perché il traduttore italiano in Italia ce l'hanno dopo, del 37, se l'industria ve lo pubblica. In Italia il 38 è già purgato, tagliato di molte parti. Per avere un'edizione completa, cioè l'antisemitismo più feroce di Céline, devo aspettare in Italia nell'81, se non ricordo male, lo pubblica Guanda. Poi sparisce, oggi è reperibile, lo trovate in mercatini o in biblioteca, ma neanche, se non lo trovate. E vale la mia copia, che è tenuta veramente molto bene, secondo me, ma con, cioè stiamo parlando di 280, 300 euro, 250 euro, cioè non è che non stiamo parlando di niente. Lo compro, lo tengo e ce l'ho, e non mi interessa, perché di Céline amo tante altre cose, ma questo neanche mi è mai incuriosito di leggerlo, perché è una bellissima grafica, adesso qui non si vede, un nero rosso giallo, molto pregato, bellissima grafica, e per capire quanto occorre, mi deve sempre ricordare, su questo morirò convinto, di come l'etica non deve avere nulla a che fare con la letteratura. Cioè, dato che non io, ma decine e decine e decine di maggiori critici del mondo considerano Céline il più grande probabilmente romanziere del Novecento, e chi ha letto Viaggio a termine della notte lo sa, nulla deve interessare con il fatto, o perlomeno il giudizio sul romanzo,
e sul valore letterario dell'opera, nulla deve interferire con l'immoralità dell'uomo. Cioè il fatto di essere stato il più grande antisemita della sua, del suo tempo, in qualche modo, perlomeno lui, ma aver prodotto con questo testo il più feroce antisemitismo del Novecento europeo, non deve interferire sul fatto che, dal punto di vista letterario, i suoi romanzi, Viaggio a termine della notte in particolare, siano uno dei grandi, uno dei più grandi capolavori probabilmente della letteratura del Novecento. Cioè, questa distinzione tra la morale dello scrittore e l'altezza della letteratura che produce, secondo me, come secondo la stragrande maggioranza dei critici, deve essere molto, sempre molto chiara, cosa che non funziona più o molto poco oggi, ma non ne stiamo a parlare in momenti di cui politicamente corretto da parte, soprattutto più pericolosa un certo tipo di ignoranza del calcio dall'altra, cercano invece di sovrapporre le due cose, per cui si tende a condannare l'opera perché l'uomo ha infranto valori che all'epoca erano considerati, magari so, Kipling per il colonialismo, tutte cose che sapete benissimo, o mille altre, ma si condanna l'opera per l'immoralità presunta poi in alcuni casi dell'uomo. Invece io vorrei tenere distinte sempre le due cose. E ultimo, l'ultimo invece libro, e qui Macbeth nella collezione Teatro dell'Einaudi. Questo è il secondo professore straordinario che ho avuto, che si chiama, che molti di voi conoscono, lui sicuramente conosce. Io ho avuto al liceo come professore di inglese, in quarta e in quinta, il professor Buffoni, che è un grande poeta, oltre che traduttore, direttore del quaderno di traduzione di Marcos, eccetera, eccetera, è un grande poeta laureato. E lui ci fece studiare il Macbeth in lingua e battuta per battuta. Ci portò a vedere il Macbeth al Teatro Manzoni a Milano con Gassman, e da lì, come dire, è un altro modo per preparare, non so, da allora io credo di aver visto da malato quale sono, quando io mi fisso su una cosa, non dico tutti perché saranno mille, ma avrò visto 100 film tratti dalle opere di Shakespeare, cioè tutto ciò che quasi già anche degli, non so, il Baz Luhrmann, cioè tutti quelli pulp, cioè anche tutte le riletture postmoderne delle opere di Shakespeare, quelle super classiche, non tanto e tanto, ma stanzate nel cinema, credo di averle viste tutte. E questa è una collana meravigliosa, ecco perché me la tengo, l'ho scelta, perché è la collana Einaudi di teatro. Nasce nel 62, Paolo Grassi lavora per l'Einaudi, e ora siamo credo al numero 400, ce ne escono 3-4 all'anno, ma saremo a 400 e passa. È una delle collane più belle, secondo me, dell'editoria italiana. Ne ho su 400, ne avrò 150. Il mio sogno è di averli tutti prima di morire, però è difficile trovarli tutti. È, credo, uno dei tanti esempi di Oscar Mondadori del 65, questo nasce nel 62, la Longanesi, eccetera, di quel periodo, e qui chiudo perché l'elenco è finito, di quel numero straordinario di case editrici e di collane che hanno fatto degli anni, secondo me, 55 e 75, l'epoca d'oro dell'editoria italiana, cioè che per qualità grafica, letteraria, di concezione, di novità, l'editoria italiana ha prodotto le cose in assoluto più belle, secondo me. Ancora oggi, quando li trovi sui mercatini, nei reminders, ci sono la Scala Rizzoli, Medusa e Mondadori, questa collana, tutto ciò che Munari ha disegnato per Einaudi. Ho citato prima Guanda. Ecco, sono, secondo me, un momento di eccellenza della cultura italiana, proprio dal punto di vista editoriale. Qui c'è dentro grafica, idea culturale, commerciale, anche economica, perché i tascabili hanno cambiato, hanno permesso di fare quello che potuto fare quell'editoria. Per cui, ecco, quando in questi giorni, ancora ieri o l'altro ieri, c'era un ennesimo pezzo sul Corriere, adesso stanno tirando la volata, e io, anche se non fa ancora un
giornale concorrente solo dalla loro parte. Per un museo del libro a Milano, ieri si diceva che potrebbe essere individuato addirittura la location, un palazzo Stormani, eccetera, eccetera. Beh, io lo spero, e lì si diceva infatti che sia la testimonianza anche della grande creatività italiana a livello di design, di grafica, di disegno, eccetera, che sia anche appunto una celebrazione di uno straordinario talento italiano che in quel ventennio, secondo me, soprattutto ha dato degli esempi bellissimi. Un museo del libro a Milano, capitale dell'editoria, che porti dentro un pezzo di quello che abbiamo visto, di quello che tutti abbiamo in mente, i libri del pavone, la medusa, insomma, tutti gli scemini, ecco, secondo me renderebbe merito a un momento, a una stagione straordinaria della cultura italiana. Bene, abbiamo fatto questa carrellata. Questa la riprendiamo dopo, l'ho fatta fotografare ieri in un libricino che abbiamo entrambi, molto bello, che è appena uscito, è la classifica dei 20 libri più venduti in Italia nell'ultimo decennio, ma magari la commentiamo alla fine. Va bene. Mi pare di capire che la maggior parte dei libri che collezioni non hanno li hai letti. Sì, ho letto con pochissimo. Quali sono invece le ultime letture che hai fatto quest'anno, diciamo, i libri che ti sono piaciuti e i libri che ti hanno deluso, considerato che tu, diciamo, sei un po' un test vivente perché rappresenti uno dei 10-20 giornalisti italiani che dettano un po' anche il gusto, perché allora, le scelte che fate voi come Repubblica sono poi 10-15 giornali quantomeno di carta, che scegliendo cosa recensire o cosa no, orientano in qualche misura il pubblico. Allora, la premessa è che un giornalista culturale deve metterci sempre il proprio gusto, ovviamente, nelle scelte che fa, e sbaglierebbe a non farlo. Il background di ognuno di noi, cioè il giornalista culturale, è importantissimo per determinare le scelte. Besio ha detto molto bene, in Italia ogni anno tra novità e ristampe escono, a parte gli anni del Covid, quest'anno e mezzo, però 65-70 mila titoli all'anno. Se voi fate conto, adesso facciamo una cosa proprio a spanne, questo è Robinson per l'inserto, ma una pagina di giornale media, le pagine di cultura sono due dei grandi giornali tutti i giorni, a parte gli inserti, poi parliamo di inserti. Ci stanno tre pezzi in media. Facciamo che due su tre siano come sono, dedicati ai libri. Uno può essere una mostra, una polemica, però di media. Facciamo anche quattro su quattro pezzi che ci stanno nelle due pagine, il Corriere, Repubblica, Stampa, tutti i grandi giornali. Facciamo che 2/3 parlano di libri. Moltiplicate 365 giorni per 2/3 libri di cui si parla al giorno, voi capite che andare bene, 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 si parla in tutto l'anno, se riescono a segnalare quanti, mille rotti scarsi libri, ne escono 70.000. Bene, chi sceglie e secondo quali criteri questi mille sui 70.000? Chi? Noi, giornalisti culturali. E non pensate a qualche sito internet, non pensate che la televisione, la rete o la radio intervengono. La radio nel 99% dei casi riprende i libri di cui parlano i quotidiani, e nel 99,9% Fabio Fazio e chiunque altro parla di libri in televisione parla di libri perché la sua redazione l'hanno letto sui giornali. Sì, è un caso, se posso interromperti, e Integrati è un caso più unico per ora in cui i giornali di carta hanno ancora del potere. Allora, chi decide siamo noi, nel senso sui giornalisti la carta stampata, non ce n'è altri. Che poi sono nella stragrande maggioranza dei casi, io sono un esempio vivente, ma non sono, pensate, Paccanini del Corriere, ma tanto per me, non sono quelli che sono nei premi letterari. Quei due premi letterari, che sono Campiello Strega e gli altri molto poco, determinano le classifiche di vendita. Quindi, metteteci un altro giornalista culturale come Don Rico, che fa invece benissimo il suo lavoro per quanto riguarda la narrativa più come pop in qualche modo, e capite chi decide di fatto i libri in Italia. Rete, radio, TV riprendono. Don Rico è quello che lavora per il set del Corriere della Sera, è quello che dedicando una
copertina di 7 a Faletti intitolata Il più grande scrittore italiano, trasformò Faletti da comico in fenomeno della scrittura. Cioè, senza quella copertina Faletti sarebbe rimasto un comico che scrive a chiave. Ma non solo, insomma, tanti altri casi sono stati dettati. Allora, se noi ne possiamo parlare di 1000 libri scarsi su 70.000, la domanda è: quali sono i criteri con cui si scelgono? E qui si potrebbe fare una lezione di un'ora che non faremo. Però rimane il fatto che fra questi criteri, i famosi criteri di notiziabilità che si applicano al libro, che sono gli stessi della cronaca, la notizia la fa la fama del personaggio, cioè se Luigi Mascheroni si rompe una gamba, Luigi Mascheroni non è notizia, se Belen si rompe la gamba è notizia. Stessa cosa nei libri. Se un politico o un attore, un influencer, una regista, un cuoco televisivo scrive un libro, è notizia. Se lo scrive un ottimo professore di liceo, mediamente non lo è. A meno che concorrano altri tipi di elementi, che sono quelli della notiziabilità, le 3S, sangue, soldi, sesso. Cioè, se il libro possiede gli elementi del sangue, dei soldi e del sesso, come nelle notizie di cronaca, andrà in prima pagina e quindi sarà più facile che sia pubblicato, quindi sarà più facile che vada nelle pagine dei libri. Ma questo non è l'argomento della serata. L'argomento della serata è, perché la domanda è, quali sono i motivi per, cioè, quali sono i libri che mi hanno interessato? E stiamo arrivando lì. I criteri quali sono? Ci vuole una parte di proprio background, cioè i miei veri gusti devo metterli in campo, ma a quel punto non devo fare l'errore di parlare sul mio giornale dei libri che piacciono a me e di non parlare di quelli che non mi piacciono. Quello sarebbe un errore strepitoso, perché anche il bestseller che non mi piace posso stroncarlo, e se volete devo stroncarlo eventualmente, ma non posso ignorarlo. Cioè, se un libro, non so come dire, Elena Ferrante, io non la leggerei mai se non fossi un giornalista culturale, ma neanche la Auci, ma neanche la Perren, io non li leggerei mai, li devo annusare o sfogliare perché è il mio mestiere. Ma se voi guardate la classifica della top 10, cioè dei più venduti di Repubblica, io di queste, la regola del vero intellettuale snob è: quali libri leggere? A me, figurati quanta gente, vai a cena, in vacanza. Ah, tuo marito, chiede a mia moglie, ah, dimmi il marito cosa devo leggere, cosa è uscito di bello. Ecco, l'intellettuale snob ti dice: prendi i primi 10 in classifica e non leggerli, non comprarli, non aprirli nel modo più assoluto. È la cosa migliore per leggere bene, cioè non leggere questa classifica. Questa è la regola numero uno. Ma io non posso però non parlare della Perren che è prima in classifica con 3, a 1, 2, 3, è prima, seconda e decima, su 10. Sarebbe sbagliato non recensirla, non parlare. Poi posso stroncarla, ma non posso non parlare. Guarda caso c'è l'Auci, Trevi che ha vinto lo Strega, e l'Auci che ha ripreso, perché quando sempre come la Ferrante poi esce il sequel, ti porta in classifica il primo, se esce il terzo, pensate alle famose sfumature di rosso, di grigio, di nero. Infatti sono lì. Ogni volta che usciva un altro ti riportava in classifica il primo. Questa è la regola dell'editore. Per Manzini, solito giallo, sedere, eccetera. Allora, io li devo sfogliare, li devo annusare, devo capire come usare, poi li faccio recensire, li faccio stroncare, ognuno fa quello che vuole. Però non, diciamo che non è, come dire, non è l'area di pesca dove io butto l'amo, se devo leggere per me. Quest'anno ha vinto lo Strega Trevi due vite. Allora, il libro, adesso non stiamo a dire se è bello o se è brutto, per il mio valore, il mio giudizio non è così importante. Emanuele Trevi, scrittore romano, personaggio anche dell'editoria, due vite è un libro che racconta le due vite di due suoi amici, entrambi mancati, una donna e un uomo, entrambi scrittori di scarsa fama, cioè molto noti nel mondo. Rocco Carbone, non molto, Piavera qualcosa di più, lui racconta, perché li conosceva bene, questi due... Con questo libro ha vinto appunto il premio. Questi due scrittori di media fama, o media poco più, che lui aveva conosciuto personalmente, morti entrambi, diciamo, in un'età non avanzata, abbastanza... Dice, quindi, quelle cose che ti colpiscono un po' di più, due scrittori che come Trevi conoscevano bene ed erano molto conosciuti dal giro romano, che per voi non vuol dire niente, ma il giro romano, allora,
Milano è la capitale dell'editoria, ma come dire, l'intellettualità nel cinema, nel teatro, nell'editoria romana. Cioè chi decide? Sono i famosi giri romani, lo Stregano scelgono i giri romani. Sì, ci sono gli editori che pensano, ma sono i giri romani che pensano, che veramente decide. Trevi scrive questo libro. Io ho fatto a un certo punto un pezzo di questo tipo. Mi ero accorto, perché una gola profonda me l'ha segnalato, sono andato a verificare, pochi o nessuno se ne erano accorti, che le due vite, cioè il libro che viene, ha vinto lo Strega quest'anno, è costruito da due parti, una dedicata a Rocco Carbone e una a Pia Pera. Questi due testi, che non sono neppure lunghi, e il libro è abbastanza piccolo, non è un grande libro, non è che debba parlare io, che mia così, perché figurati, ma io non ho vinto lo Strega, quindi non è problema. Questi due testi mi fanno notare, e io vado a controllare e trovo la conferma, erano stati scritti separatamente in un'altra occasione per due siti diversi e pubblicati in tempi diversi su due siti. Un anno o due dopo, un anno o due dopo vengono pubblicati a distanza di poco tempo come introduzione, uno a un libro di Rocco Carbone e l'altro a un libro di Pia Pera. L'editore Neri Bozza li mette assieme e confeziona il libro per cui Trevi, dove quell'anno, quest'anno, doveva vincere lo Strega, non c'era niente da fare, doveva vincere Trevi. Io un mese prima circa della finale, che c'è stata il 6 luglio, 7 luglio, al Ninfeo, lui era nella Cinquina, faccio questo pezzo, il giorno che sto per scriverlo, chiamo la casa editrice che ripuzza, perché per correttezza, per sentire la loro versione, dico, signori, io mi sono accorto di questa cosa, non era stata molto scritta, che però questo libro, il regolamento non vieta che il libro sia già edito, o parti del libro siano già edite, però non mi sembra il massimo della correttezza, giornalisticamente mi sembra un buon pezzo, cioè dire al mio lettore che questo libro è un... Sono due testi appiccicati, per cui le due vite di Trevi, il titolo del mio pezzo sarebbe stato Le tre vite di Trevi, perché era già uscito online, sul cartaceo con l'introduzione dei libri, e adesso un terzo libro. Lo Strega non lo vieta, tant'è vero che Moravia vinse lo Strega con i racconti che erano già stati pubblicati separatamente, però non mi sembrava un atto di eleganza particolare. Chiamo la casa editrice, parlo con l'ufficio stampa, faccio passare al direttore editoriale perché mi dia la sua versione, e lì... Ma cosa stai? No, Luigi, ti prego, ma no, cosa vuol dire? Non scrivere questo pezzo, ma cosa vuol che gliene frega la gente? Ma no, ma poi perché? Ma poi ogni libro è nuovo, questo è un nuovo libro. Sì, i testi sono gli stessi, ma capisci che è una nuova vita, ma è un'altra, ma poi cosa interessa? Insomma, io ho detto, va bene, cosa mi dite voi? Qual è la vostra... Niente, noi non no comment. Bene, io scrivo il pezzo, mentre che finisco di scrivere il pezzo, prima delle 7 di sera mi telefono due giornalisti. Uno del Corriere della Sera e uno del mio giornale, che collaborano essi stessi con la casa editrice che pubblica le due vite, dicendo, ah, ma ha detto tal'Italia, cioè il capo della casa editrice, che stai scrivendo questo pezzo, ma no, non scrivere, ma lui dice, ma lascia stare, cosa ti hai fatto? Oh, già infatti mi hai telefonato, è divertente, perché comunque, no, ti prego, no, ma dai, ma sei sicuro, cosa te ne frega? Ovviamente l'ho scritto. È uscito, l'hanno visto i tre persone che vedono il giornale, però ovviamente dopo 6 ore, 3 ore lo riprende Dago Spia, quindi ovviamente più Dago Spia l'ha letto tutta Italia, e non è cambiato nulla, infatti ha vinto lo Strega, però mi sono tolto la soddisfazione. Alla domanda com'è il libro, per me è un libro raffazzonato quello di Trevi, era un buon libro se non veniva portato lo Strega, nel momento in cui concorre lo Strega, secondo me, dato che lo Strega è l'eccellenza della letteratura italiana, dovrebbe essere un libro originale. Quello per me non è. Delusissimo da Trevi. I libri invece che mi sono piaciuti quest'anno sono, e questo danno secondo me, ecco, uno può capire i gusti che può avere come nel mio caso, un lettore, non dico lettore forte, però un lettore da detto ai lavori, ecco. Io non, ormai non reggo più, ma con chi è che ero a cena? Qualche sera fa un collega di quello che io avevo, non è importante, e mi diceva la stessa cosa che so io, cioè io dei libri
che raccontano di due persone che si incontrano, che si amano, poi si separano, poi litigano, se li mettono assieme, poi uno muore, tutti piangono. Cioè, io, i libri, cioè la Elena Ferrante, la Perra, i libri, i romanzi, io non li leggo più. Stavo parlando prima a cena di venire qua, Lauci, Leoni in Sicilia, è stato il grande caso editoriale dello scorso, è 3 anni ormai, che adesso è uscito il seguito e poi verrà il terzo della trilogia. L'ho detto prima, quando io ero nel 1998, 24 anni fa, al Foglio, io recensii un romanzo, sui Florio. Da allora ne avrò visti passare altri 4 che raccontavano la storia di Florio. Io quando ho visto Lauci, ho detto, ma basta, ancora la storia di Florio. Ovviamente ancora sbaglio, clamorosamente diventa il caso del decennio. Perché dopo che sono usciti 5-6 libri sui Florio che nessuno si è filato, ne esce uno che vende 200-300 mila copie? Se uno avesse la risposta, avremmo risolto il problema della crisi dell'editoria. Diciamo che è difficile prevedere, però forse non è impossibile capire dopo. Ma dopo una volta che l'hai capito è troppo tardi perlomeno per gli altri editori. Sì, e gli altri editori sono adesso ci sarà tutta i fiori, adesso usciranno tutti quelli sui gerani, cioè appena una copertina, pensa la ragazza dell'orecchino di perle che danni ha fatto in Italia a livello di titoli e di copertine, cioè quando poi tutti copiano sempre peggio, sempre male, ma ancora pensa alle sfumature di grigio cosa ha prodotto. Allora dopo l'editoria corre in qualche modo ai ripari. Il problema è che nessuno sta a spiegarti per quando esce Gomorra di Saviano. Ma guardate che è una cosa lì. Gomorra viene stampata in prima edizione in 2800 copie. Mi chiamo, non ero io il caporedattore, allora era un'altra persona. Troppo tempo fa. Ma te ne ha vendute tanto per toglierci subito? Oh, non so, adesso quando fare tutte le edizioni, dopo la serie TV, dopo c'è centinaia di migliaia di sicuro. No, stiamo parlando di milioni. Forse ecco bene, sì. Poi ci sono tutte le traduzioni estere, ha fatto un film, ha fatto la serie TV, e no, non è uscito meno di 3.000 copie. Hanno chiamato il caporedattore all'epoca delle pagine culturali, la Mondadori, Mospi, giornale, Berlusconi, Mondadori, stiamo parlando di cugini che si odiano perché loro odiano noi, cioè Mondadori e noi odiamo loro, cioè, ma queste sono cose di famiglia. Uno dei pochi rari in cui, casi rari in cui ci chiamano, eccetera, ma sì, esce questo con la mano, un ragazzo, un giornalista napoletano, fa questa cosa sulla. Vi interessa, lo diamo in anteprima. Non lo so. Abbiamo fatto uno spallone, cioè sbagliamo sempre. Uno dice, hai Saviano, Gomorra in me. Prima, volendo, potevamo fare 2 pagine, ma saperlo dopo, ma prima. Ci sembrava il solito romanzo, sì, non fiction 9, cronaca romanzata, dove stava. Abbiamo fatto uno spallo, aveva fatto Fasanotti, per noi, se non ricordo male, che con la pallonare. Quindi sbagliando completamente tale, come se hai Ronaldo e lo fai giocare mezzo tempo, gli ultimi 10 minuti, perché non ti convince, no? Che invece vedi Ronaldo. Stessa cosa. Per cui per dire che è impossibile riuscire a capire dove arriverà un romanzo e perché ha successo. Perché dopo 4 romanzi sulla saga dei Florio questo ha avuto successo e gli altri no? Qualità di scrittura, un ottimo editor che ha... Gomorra, volete sapere perché secondo me ha avuto quel successo? Se lo dici in televisione ti attaccano, non puoi dirlo, perché se no sembra che sei contro Saviano, cioè. Il libro, così rispondo anche alla tua domanda, qual è il libro più bello che hai letto quest'anno? Il libro più bello che ho letto quest'anno per me sono i libri di racconti di Antonio Franchini, il vecchio pugilatore e altri racconti. Che fu l'editor che scoprì Gomorra. Sono dei racconti bellissimi di Franchini, editi da MN. Lui è un editor giunti, ha avuto almeno il buon gusto di non pubblicare con la propria casa editrice. L'editore, a differenza dell'editore, è quello che ci mette i soldi. L'editore è il capo azienda, l'editore è quello che inventa e fabbrica il libro. La regola aurea, al netto di Calasso, non c'entra niente, Adelphi e Calasso non dovete considerare le case editrici, è un'altra cosa. Se voi togliete Calasso, la regola è che più l'editore è ignorante e non sa nulla di libri, migliore la casa editrice. L'editor, migliore la casa editrice, peggiore l'editor, peggiore. La più grande casa editrice d'Italia è stata di Einaudi Giulio,
Naudi, Giulio Naudi quanti libri avrà letto? Veramente? Interi nella sua vita? Quanti ne ha letti? Pochi, pochi. Se Giulio Einaudi ha letto interi più di 5 libri della sua, in tutta la sua vita, per me no. Mondadori non sapeva parlare in italiano, è vecchio, non parlava in italiano, giusto? Poi arrivava il problema che a Maina poi si trovava con Hemingway, Thomas Mann, lui parlava in un dialetto milanese, non sapeva niente, però ha fatto la Mondadori. È la dimostrazione che più sono Rizzoli, Rizzoli era un martinite. Rizzoli era un martinite, la storia, a parte Calasso, la regola è quella. Quindi, invece, l'editore è importante, anche l'editrice, perché sceglie i libri giusti. Franchini, che ha scritto il libro per me più bello di quest'anno, che è questa raccolta di racconti, è un editor formidabile, quello che inventa l'umor. Allora, in televisione non si può dire, ma qui anche siamo registrati. Sì. Allora, diciamo così, si dice che arriva questo manoscritto in casa editrice, scritto, si dice che sia stato scritto un po' così così. Franchini lo prende, lo rivolta completamente, inventa un titolo geniale, Gomorra non si può dire, è geniale. Si dice, ovvio che se vado in tribunale perdo, ma si dice che le prime 40 pagine, famoso incipit dei container che si aprono con il cadavere dei cinesi, si dice che l'abbia scritto Franchini. Esce Gomorra. Franchini si è inventato anche la solitudine di numeri. Il titolo è suo, sì, tra le altre. Il titolo è di Franchini. Poi quanta mano abbia messo dentro? No, ma diciamo, di Giordano c'è tutta una storia dell'editoria attraverso i titoli che si sì, dovrebbe. La sfortuna di tanti titoli dipende dal titolo. Questo fuori dubbio. Però per dire, allora, mi sono piaciuti i racconti di Franchini, così poi chiudiamo. Dello Strega fino non alla cinquina, alla dozzina. Io ho tirato la volata e secondo me era il libro più bello di quest'anno, quello di Antonio Mozzi, Le ripetizioni, un malloppone, di Marsiglia, anche se io ormai ho l'idiosincrasia per qualsiasi libro superi le 150 pagine, cioè faccio veramente fatica, di solito non mi ci metto neanche, un romanzo che superi le 150 pagine è veramente appena, ma ne conosco voi, Budenbrock non lo prendo più mai. E quello è stato un'eccezione di quest'anno, un grandissimo libro, guarda caso, Giulio Mozzi cos'è? Lo scrittore, sì, il più grande scrittore di racconti italiani vivente, al 100% per me, che si cimentava per la prima volta col romanzo. Un romanzo che non è un romanzo, perché è un antiromanzo, se vogliamo. Alla domanda, cosa racconta Le ripetizioni di Mozzi? Mentre qualsiasi altro titolo, cioè I leoni di Sicilia, cosa racconta? C'è una trama. Le ripetizioni è uno che va in treno da Milano a Roma e torna. Io con Mozzi ho usato il lodo flaiano che diceva quando gli chiedevano se aveva letto il libro e rispondeva non l'ho letto e non mi piace. No, invece siccome mi hanno detto che ci sono delle parti un po' scabrose, moltissimo, mi dava fastidio senza averlo letto. Allora, se adesso vi rubo un secondo, Mozzi scrive dei racconti straordinari, scrive un racconto pazzesco, brevissimo, di una violenza inimmaginabile, che è un racconto di pedofilia. Ma veramente da... Fermiamoci qua. Sì, però la letteratura, citavamo Selin, poi... Ma io non sono tanto d'accordo, non ti ho interrotto perché... No, va bene. Non facciamo il dibattito. La letteratura, secondo me, deve essere capace di andare oltre la semplice, come dire, o anzi, in questo caso, anche raccontare il mondo che è. Scrive questo racconto che ha un mezzo di problemi di censura, poi scompare, poi ritorna alla raccolta di racconti più avanti. Lui, secondo me, è veramente il più bravo sulla forma breve ed è, ecco perché ho citato Franchini, dopo Franchini, insieme a Franchini, uno degli editori più bravi d'Italia, un altro che ha inventato davvero tanto, la scuola di scrittura, eccetera. In questo romanzo c'è una parte, nella seconda parte del romanzo, ci sono alcune pagine, non di questo tipo, ma anche qui di una violenza veramente pesante. Violenza soggetto psicologica, non è splatter, non è la violenza dei cannibali, no, cioè non c'è una, è proprio una violenza psicologica di testa, però veramente va oltre i territori quasi del lecito di solito. Però se io cerco, se io voglio qualcosa di originale, di nuovo, cioè la letteratura dovrebbe non riappacificarmi, ma
potrebbe anche in qualche modo, allora scelgo questo. Il terzo libro, che se vuoi che ti cito, letterario, è Il Chisciotte di Antonio Moresco, Sam, bellissimo. Antonio Moresco è un matto completo. Invece, se vuoi che citi un altro libro che invece è molto importante, secondo me, appena uscito, che esce il giorno stesso della morte dell'autore, è quello di Calasso su Bobby Butler, Delfino, in cui Calasso racconta il suo rapporto con Roberto Calasso, ha fondato la Delphi, è morto recentemente a Delphi, come lui ha anche scritto in un bellissimo pezzo, è stata una delle più grandi case editrici italiane che, essendo di sinistra, ha sdoganato la cultura di Delphi, è comunque un mondo a parte. E questo Bobby Butler, a cui il libricino Bobby è dedicato, è stato uno dei protagonisti assoluti della cultura italiana del secondo Novecento, non avendo mai scritto quasi nulla. In vita di fatto. Ed essendo sconosciuto dai più, era un intellettuale triestino che leggeva tutto, conosceva tutti. Quattro lingue. Viveva due passi indietro rispetto alla sua. Però il catalogo Adelphi, esatto, nasce intorno alle intuizioni di Bobby Butler. Il testo di Calasso, che si intitola Bobby, racconta non tanto, non è la biografia di Bobby Butler, ma è molto di più, cioè l'idea di editoria che aveva Bobby Butler e che Calasso e la sua Delphi hanno cercato di portare a compimento. Quindi un bellissimo testo sulla narrativa, sull'editoria e sulla cultura italiana. È un testo veramente bello. Questi sono quelli che mi hanno interessato. Le delusioni, vabbè, sono già capite. È passata più di un'ora, non so se volete intervenire voi, se proseguo io. Forse sono andato troppo lungo. No, però era solo per fare cioè, non vorrei che fosse, che ci fosse creato un equivoco. Quando parlavo di Seri, non è che sia chiaro, non sto dicendo che il valore letterario dell'opera di Seri giustifichi la sua presa di posizione in questo caso di Bagatelle per un caso, o delle sue o dei suoi crimini, no, assolutamente non sto dicendo che è giustizia, sto dicendo che se, non so come dire, Pound ha fatto quello che ha fatto, cioè ha fatto propaganda contro gli alleati per il fascismo nell'Italia ancora del 44, come dire, è ingiustificabile. Ma poi puoi dire, io ne avrò letto un decimo o un ventesimo, puoi dire che i Cantus, ma non perché lo dico io, non siano forse l'opera poetica più importante del Novecento, cioè l'hanno detto tutti i maggiori critici letterari. Questo per dire che bisogna saper dire, è come la famosa storia si dice sempre, ad esempio il Caravaggio, cioè il fatto che fosse un assassino nulla toglie l'altezza della sua opera. La stessa cosa vale in letteratura. Io non accetto che il valore artistico letterario di un'opera venga in qualche modo lesionato dall'immoralità o dalla criminalità del suo autore. Io dico solo che devono essere su piani separati. Ok. Schopenhauer. Non che giustifichi, no, perché se no sarebbe. Sarauto dice, vabbè, allora hai scritto l'opera più bella del Novecento, puoi essere un antisemita. No. Diffido di voi conservatori di centrodestra. Non liberali. Il timido applauso dice l'orientamento della sala. A tuo sfavore. In terra fieramente democristiano leghista. Tu citi Schopenhauer nel tuo libricino, sì. Dove il libricino non è riduttivo, ma anzi è vezzeggiativo. Grazie. Che sosteneva il filosofo tedesco Schopenhauer che la vera letteratura produce in un secolo in Europa solo una dozzina di opere durature. Questo mi dà là per il discorso sui classici, perché come sottotitolo della serata avevo messo bestseller da dimenticare, classici da ricordare. Abbiamo parlato per esempio di bestseller come quello della Auci sui Leoni di Sicilia, eccetera, che non ti sono piaciuti. Non abbiamo parlato per nulla di classici.
due classici del Novecento che possono meritare di far spazio, di entrare in questa dozzina di opere da salvare. Che due che piacciono a te e che al tempo allora, stesso ritieni uno te lo dico però che deve... possono diciamo essere utili anche a noi per una rilettura. Sì, però devi cambiare la domanda, allora non me la devi schiacciare sul Novecento. Per me il libro, quando, io non credo che i libri cambiano la vita, infatti ci ho scritto un libro, i libri non cambiano la vita a nessuno, se non sei già tu che non li cambia. I libri non hanno nessuna missione salvifica di migliorare le persone. Persone che leggono di più di solito sono più cattive, più e la storia ne è piena. Però guardate adesso seriamente, cioè questa è un'affermazione vera. Cioè, quando io mi arrabbio sempre quando trovo le persone che è un luogo comune, i politici fanno tutti schifo, la casta è nata contro la politica. Allora io sono pronto a discutere per 6 ore di seguito contro questa affermazione. Cioè, se c'è una casta, una classe, un gruppo che ha distrutto il paese, non è stato quello dei politici, ma è stato quello degli intellettuali. Su questo sono sicurissimo. Cioè, i peggiori in assoluto in Italia sono gli intellettuali. E mi ci metto dentro, già nel mio piccolo. Se c'è una casta di rancorosi, invidiosi, cattivi, faziosi, ideologici, narcisisti, egocentrici, intralazzatori, le poltrone, ma non saranno mica i politici che rubano l'Italia, sono, sì, rubano dal punto di vista, se si somma dal punto di vista economico, sì, ma come razio, ma lo fanno molto più gli intellettuali, per un premio strega, per una poltrona, per un posto da consulente del ministero, per la direzione di un museo, per... sono gli intellettuali che hanno fatto. Pensa solo, adesso, senza tornare, pensa quando si dice una generazione di intellettuali, di professori che, dico, abbia armato la mano, ma sia stata a destra come a sinistra sul terrorismo negli anni 70, sono stati gli cioè, voglio dire, questa idea che gli intellettuali, che chi legge i libri, che le persone colte siano sempre comunque più bravi, migliori, più equilibrati, secondo me, io nella mia esperienza di 25 anni in questo mondo ho scoperto il contrario. Quindi su questo sono molto serio quando dico perché che, la casta peggiore per il paese, se non, insomma, non è un caso che quante volte si dice il famoso tradimento dei chierici. Ma pensa solo all'ultima, cioè alla più, se vuoi anche noiosa, delle querelle sul fascismo-antifascismo. Ma noi siamo stati in mano a 40 anni di persone che, a parte quelle poche lodevolissime, rarissime eccezioni, erano state da una parte fino al 45, poi si sono riciclate subito dopo e hanno fatto il bello e cattivo tempo per 30 anni, 40 anni, da Longanese in giù, da una parte e dall'altra. Allora, io tutto mi fido, ma degli intellettuali non mi sembrano il massimo della coerenza, della i più faziosi che io abbia mai visto. Io non ho mai visto un farmacista fazioso. Io ho sempre visto un intellettuale fazioso. Ma il paese l'avranno distrutto certi urbanisti e certi architetti o certi medici condotti? Probabilmente i primi. Cioè io su questo sono molto, molto deciso. E non mi ricordo più però da quello che ho partito. I classici da ricordare. Ah no, perché dicevo sì. Va bene, se no andiamo troppo. No, dicevo che non è vero che cambiano la vita già. Però, se tu hai una certa predisposizione, allora il libro sì, ti può in qualche modo cambiare. Ti cito un grandissimo classico che non è del Novecento, ma che è il Moby Dick. Perché? Nel mio caso, è proprio un altro potrebbe citarlo, ma perché quando io finisco l'università, come tutti più o meno, hanno quell'interregno, allora si faceva quello militare, in cui finita l'università stai aspettando di partire per il militare ed era il periodo più bello della vita, perché non fai niente, hai finito l'università, non hai ancora lavoro, devi aspettare il militare, pagato da tuo padre, eri in giro a fare niente. Però è anche il momento in cui hai più tempo per fare le cose che non eri riuscito a fare. Io per 5 anni all'università ho studiato come un matto per gli esami universitari. Non è che leggessi tantissimo fuori, avevo degli esami con 30 libri, insomma. Non è che potessi leggere molto fuori dal
dalla bibliografia dell'esame. Quando ho finito, mi sono laureato, stavo aspettando di partire per militare, potevo scegliere appunto Guerra e Pace, potevo scegliere chissà quale altro, però ho scelto il Moby Dick e ho capito quanto davvero un libro ti può cambiare completamente. Io ho letto il Moby Dick, me lo sono letto e me lo da malato, in una traduzione che non era di Pavese. Poi ho capito che invece bisognava leggere quella di Pavese, ma poco importa. Ma mi sono letto il Moby Dick andando a prendere, allora adesso non ci sono più perché c'è internet, ma quando mi sono, ancora non c'era di fatto internet, quando mi sono laureato, andando a prendere gli Atlanti che avevo in casa e l'enciclopedia degli animali per studiarmi le rotte, le mappe, il Capitolio. Era entrato dentro il libro come nessun altro libro mi aveva portato dentro. Che poi ci sono delle parti noiosissime del Moby Dick. Però capisci che anche solo un terzo del libro ti può, non dico cambiare la vita, però ti può motivare, ti può spiegare perché passi delle ore intere a leggere quel libro e magari a leggerlo un'altra traduzione e guardarti le rotte delle baleniere nell'Ottocento. Che dici? Questo ha un senso, no? Questo per quanto mi riguarda. L'altro classico, te lo cito, sì, del Novecento, ed è italiano, e dice molto della mia predilezione, che non è mai di fatto quella contenutistica, ma è sempre quella dello stile e della forma, e che è il pasticciaccio di Gata. Cioè io credo che il pasticciaccio di Gata, che non ha fila tra, ha rubato i gioielli, quel pasticciaccio di Via Merulana di Gata, è un romanzo che non ha di fatto un finale, in cui è veramente difficile riuscire a dipanare i fili della trama. È appunto un gromero di fatti che si intersecano. Qui la trama è poco importante, ma che ha una capacità linguistica, di stile, di lingua soprattutto, che secondo me è inarrivabile, infatti intraducibile. Forse Manganelli raggiunge. Ecco, se sto dicendo sì, devi proprio andare a Manganelli, però ci sono pochi altri, ma neanche Landolfi, no, neanche giusto. Cioè non esiste un altro caso. Guarda caso non era fatto un letterato, non ha fatto lettere, ma un ingegnere, sarà un caso. Ma la capacità di usare la lingua italiana, ecco, l'unico, adesso dico un'eresia, cioè non lo sto dicendo che come Gatta, ma l'unico che secondo me vivente, che non ora ma nei primi romanzi, ha saputo usare la lingua italiana in tutte le sue sfumature, torcendola in tutte le sue, dai neologismi ai dialettismi, non ti scandalizzare, è il Busi dei primi 3-4 romanzi. Cioè, fino a Sodomie in Corpo 11, secondo me Busi, per l'uso della lingua italiana, è stato il più grande. Guarda caso, chiamiamola non poetica ma narrativa, la linea lombarda che va da i testori, i Gadda, chi un altro che io adoro, ma è leggibile in qualche modo, Arbasino, tutta la linea lombarda, Busi, quella è la mia linea. Io sempre adesso non voglio arrivare all'idea della poesia che è pura forma, che l'importante della poesia non è quello che dice ma come lo dice, è solo il verso, no? Ma anche nella narrativa, perché mi è piaciuto tantissimo Mozzi, perché mi piace Franchini, perché mi piace Moresco, perché usano la lingua, cioè loro non si metterebbero mai a scrivere, non gliene frega niente di raccontare una storia, quello che conta è come la racconti, cioè sono capace di stare 6 ore, se il verbo non gira, e invece mi spiace, sto senza offendere nessuno, la stragrande maggioranza di questa narrativa, la Perenna, la Auci, mi spiace, probabilmente anche offenderò qualcuno, la Elena Ferrante, non ha questo come primo obiettivo. E secondo me la letteratura, se vera letteratura, non ha una forza formale, linguistica, originale,
con tutte le capacità e le possibilità delle contorsioni e dei colori della lingua, secondo me non arriva a quello che è lo scopo del romanzo. Gatta, certo, ma Gatta anche quando scriveva le lettere, appena letto le lettere dal fronte della prima guerra mondiale, al fratello e alla madre, anche per dire mandami le garrosce nuove, guarda che ho bisogno soldi per un'altra divisa, il tascapane si è rotto. Visto che stasera si parlava di Adelphi, e visto che è sempre bello fare i collegamenti, di Gadda nel catalogo Adelphi c'è un libricino che si chiama La Villa in Brianza, ah, sì, che racconta di questo incubo di Gadda ragazzo, che era la villa del padre a Longone al Segrino, dove era costretto ad andare in vacanze, che poi farà fallire il padre, per cui insomma questa storia se voi vedete, segnerà la sua vita. Sarebbe bello farlo e vedere la sequenza con cui Einaudi sceglie le copertine della cognizione del dolore di Gadda, si capisce dal tipo di copertina che Gadda aveva scelto, che all'inizio l'editore non vuole, poi sceglierà alla fine, qual è in qualche modo la soluzione del giallo, che non è un giallo, ma del rapporto del protagonista a cognizione del dolore, che è questa Brianza trasferita in Sud America, con la propria famiglia. Perché la foto di copertina dell'edizione Einaudi è la villa sua, ma c'è una edizione che voleva lui, che all'inizio viene tagliata e poi solo più tardi lui morto viene riusata in un paper in cui la foto è allargata e nel viale che costeggia la villa ci sono lui e questi due genitori. Non so se, avviandoci alla conclusione, salvo eventuali vostre domande, voi riuscite a leggere quelle? Allora ve le leggo io, perché appunto l'avevo inserita all'ultimo, è uscito, posso dirlo anche se si affianca, non fa concorrenza al tuo libro perché stasera c'è in vendita. Ma sì, figurati. È uscito questo delizioso volumetto, diciamo, di didattico in qualche modo, ma molto di più. Il giornale Il Post, per cui lavora Francesco Costa, ha una nuova collana insieme alla casa editrice Iperborea, quella che ha pubblicato Bjorn Larsson, che è stato nostro ospite qua. Si intitola cose spiegate per bene, e ogni numero è un numero monografico su un argomento. Il primo che è uscito si intitola A proposito di libri, e c'è letteralmente tutto sui libri, compresa questa classifica dei 20 libri più venduti in Italia nel decennio 2010-2019, che ci dice molto appunto della tendenza dei bestseller rispetto. Vi dico di fila e poi la commentiamo brevemente, poi su questo possiamo chiudere ed aprire un eventuale dibattito. Comunque, non vi dico il numero di copie vendute, se non che il primo libro, che è 50 sfumature di grigio, ha venduto 1.135.000 copie, le altre ve le lascio perdere, se no è troppo complicato. Al secondo posto, Fai bei sogni di Caramellini. Terzo, L'amica geniale di Elena Ferrante. Quarto, Cotto e mangiato di Benedetta Parodi. Vedrete che il sesso e il cibo, che poi sono due facce della stessa medaglia per certi aspetti, dominano la classifica. Quinto, 50 sfumature di nero, sempre della James. Sesto, Benvenuti nella mia cucina di Benedetta Parodi. Settimo, 50 sfumature di rosso di James. Se gli metto gli occhiali è meglio. Ottavo, La ragazza del treno di Paola Hawkins. Nono, Harry Potter e la maledizione dell'erede. Decimo, Storia della buonanotte per bambini ribelli. Undicesimo, Appunti di un venditore di donne, ed è Giorgio Faletti, ne parlavamo prima. Dodicesimo, E l'eco rispose di Khaled Hosseini, di cui è stato evocato l'Aquilone in questi giorni relativi alla tragedia in Afghanistan. Tredicesimo, Le prime luci del mattino di Fabio Volo. Quattordicesimo, Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, che direi che è l'unico classico, se non sbaglio, classico moderno, diciamo. Quindicesimo, Il cimitero di Praga di Umberto Eco. Sedicesimo, Inferno di Dan Brown. Diciassettesimo, Io e te di Niccolò Amanniti. Diciottesimo, Storie di una ladra di libri di Marcus Zusak. Diciannovesimo, La caduta dei giganti di Ken Follett. Ventesimo, Le ricette di Casa Clerici di Antonella Clerici.
come il più venduto di questi appunto è 1.135.000 copie nel decennio, il meno venduto si fa per dire, e quello dell'Antonella Clerici sono comunque 412.000 copie nel decennio. E vogliamo fare un breve commento? No, il commento non c'è, nel senso che quando io andavo al Salone del Libro di Torino come inviato e raccontavo, sono cose normalissime, cioè il libro più venduto, perché poi è strano, perché ci vendevano il Salone del Libro di Torino da una parte come era il luogo più colto, più bello d'Italia, più buono, più progressista, democratico, intelligente, colto, eccetera, che era verissimo, con code infinite fuori, la celebrazione della migliore intellettualità italiana sono il libro di Torino, cioè, il libro che ha venduto di più, un anno Cannavacciuolo, un anno l'autobiografia di Del Piero e il terzo anno la Parodi, che va benissimo. Però, allora, sulla classifica cosa vuoi dire? Quello che mi interessa, che io cerco di dire nel mio libretto, è questo. A me piace tantissimo quello che fa Repubblica, Robinson. Repubblica fa una cosa onesta, cosa che tutti gli altri giornali, il mio per primo, non fa, perché ti pubblica la classifica di vendita, che è questa. Repubblica fa un'altra cosa, ti mette la classifica di vendita perché è giornalisticamente giusto, i fatti. Ma fa un'altra cosa, pubblica, non può scrivere perché sarebbe spocchioso, classifica di qualità, mai potrebbe farlo, ma semplicemente, giustamente, correttamente dice la classifica di Robinson, che è un modo elegante per dire questo è quello che si vende, questo è quello che ti consigliamo. Non coincidono mai ed è tutto un altro pianeta, tutto un altro mondo, tutto un altro film. Questa è una cosa molto intelligente dal punto di vista del giornalismo culturale. Io e i miei ragazzi in università dico sempre: questo è fare giornalismo intelligente, questo è fare giornalismo, non puoi non darla. Cioè, è sbagliato ignorare il fatto che 50 sfumature di grigio ha tenuto in piedi una stagione intera dell'editoria italiana, non puoi ignorarlo, ma è sbagliato far passare tutto solo attraverso questa classifica. E cosa io cerco di dire nel mio libretto? Che le classifiche di vendita dei libri sono è un abominio. Cioè, se voi ci pensate, le classifiche di vendita in qualche modo diventano nella testa del lettore normale, quello lettore forte è già un po' più sgamato, il lettore normale è quasi sinonimo di qualità. Ah, quella che vende di più, allora lo compro. Ed è, funziona veramente così. Cioè, Gramellini pubblica un libro di cui ne parla il suo giornale, va in TV da Fazio per una stagione intera a parlare del suo libro, che vende, va in classifica, perché va in classifica vende di più, gli organizzatori di festival culturali vedono chi vende di più, chiamano Gramellini, che ritorna in televisione, viene intervistato da tutti i giornali, vende di più in classifica ed è primo, e vende di più perché è primo. E che cazzo, scusate. Allora, ovvio che io dice, ma tu a te cosa te frega? No, me frega perché vorrei essere io Gramellini, invece non lo sono. Ma però voglio, sono abbastanza schermato di dire, cioè qualcosa non funziona. Allora, io cosa cerco di dire? Ma non solo io, Paolo di, ad esempio Paolo Di Stefano sul Corriere ha scritto tanti anni fa, ma anche La Capria, uno degli ultimi grandi vecchi della cultura italiana, quando parla di libroidi, no? O di libri alieni. Allora, io parlo alle signore, sincere, quante di voi signori, per un altro esempio, sul vino ai signori, se pubblicasse un giornale, una classifica dei 10 vini più venduti, sinceramente, chi di voi acquisterebbe uno di questi 10? È impossibile. Io tutto, tranne che il vino più venduto, cioè, il vino più venduto te lo compri tu, io scelgo il vino più figo, il vino esclusivo, io me lo vado a cercare nella cantina giusta, ma se tutta Italia beve quel vino, io no, sarò l'ultimo che lo beve, giusto? A una signora, io dico un rossetto, un profumo, ma voi se i giornali pubblicassero i 10 profumi più
più venduti in Italia o le 10 borse più vendute in Italia, voi comprereste la prima o la top 10? O direste no, la borsa, scusa, ma me la scelgo io. E invece no, queste classifiche fanno sì che tutti scelgano i primi 10. Perché se no non si spiega perché le 50 sfumature hanno venduto quello che hanno venduto. Non c'è nessuna altra spiegazione, non è il valore letterario, perché nessuno potrebbe dirlo. Sì, un po' di pruriginoso, va bene, però non giustificherebbe. Però è il gatto veramente che si morde la coda. Cioè, quando entri in quel circo, vizioso, e dopo veramente fai questi numeri. Quando televisione, classifiche, festival, premi e salone del libro iniziano ad agganciarsi uno con l'altro, diventa un po' più... Mentre la classifica di qualità è un'altra cosa. Io adesso, non so, io ho fatto l'esempio del vino, ma a parità di prezzo, perché poi tutti i libri costano 15, 18, 20 euro, più o meno a parità di prezzo, se fai i 10... Sì, io dico vini, ma potremmo prendere qualsiasi altro tipo di oggetto, ma un po' difficile che la gente scelga quello, andrà a scegliere qualcosa di più esclusivo, giusto? Le classifiche sono queste. Se noi riusciamo a distinguere, e Robinson di Diacuri lo fa molto bene, la vendita, che è un conto, e la qualità, capiranno che non coincidono mai. Poi in termini che ognuno legge quello che vuole, giustamente, ci mancherebbe, compra quello che vuole, però se anche Repubblica è arrivata a fare una scelta di questo tipo, vuol dire che qualcosa è possibile che nei 10 libri più venduti ci siano tutte le settimane, quando io ho detto, ho fatto la scalata con il direttore attuale, 9 su 10 di quelli italiani sono giornalisti, Gramellini, Vespa, Severgnini, sono tutti giornalisti. Oppure a seconda, cacciatori, dopo il successo di Open e di Agassi, tutti gli sportivi che scrivono il libro della loro vita, gli chef, gli youtuber, e poi cosa manca? E le influencer. Oh, il libro più venduto, no, non c'è da ridere, il libro più venduto in Italia del 2019, l'anno, è stato Le corna stanno bene su tutto, della Delellis, che gliel'ha scritto la Stella Punto. Però è stato il libro più venduto in Italia. Sì, tra l'altro ci sarebbe, ma non lo facciamo perché ormai è tardi, un discorso sui ghostwriter, insomma, sul fatto che... Però se la Delelli... Io su Instagram seguo pochissime persone, ma perché lo uso poco. La Delelli, sì, è bellissima per me. Però, nel senso, non c'è niente una classifica di libri. Però è la più venduta, e poi uno può piacere. Bene, dopo il passaggio a Zelvio andrà in classifica. Luigi Mascheroni, libri. Se qualcuno vuole intervenire, ma direi che siamo stati abbastanza lunghi. Allora, grazie a Luigi e soprattutto grazie a tutti. E si chiude con Luigi Mascheroni, con il suo libro che è in vendita, vi ricordo. Si chiude la 14ª edizione di Zelvio Cult. Siamo tutti felici che si sia svolta bene nonostante mille problemi che tutti sappiamo, e contiamo di rivederci l'estate prossima per la 15ª edizione. Grazie a tutti. Grazie a voi.